E ciao a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi saluto in una location molto molto figa, come potete vedere qua alle spalle del mio personaggio. Penso che il 99.9% di voi conoscano questo ambiente molto focoso, perché infatti siamo a Firelands, in italiano Terra del Fuoco. Perché praticamente oggi vi farò vedere diverse mod abbastanza facili da farmare, non da ottenere. Attenzione, facili da farmare, che tra farmare e ottenere c'è un abisso. E per le prime due mod facili da farmare dovrete andare esattamente qua a Firelands. Va benissimo entrare con qualsiasi difficoltà, quindi normale, mitica, 10 giocatori, 25, è indifferente per la percentuale di drop di queste mod. Voi skippate tutti i trash mob eccetera e vi tirate dritti fino a Alice Razor, che è questo che comparirà tra poco. Noi combattiamo il fuoco con il fuoco con il mio meraviglioso mago fire. Eccolo laggiù, il pollo. Noi one shottiamo il buon maggiordomo qui, stuck. E tra poco dovrebbe arrivare il mega piccione che praticamente rappresenta la mount che noi speriamo di ottenere. Eccola qua, Alice Razor. E quindi la mount sarebbe quella praticamente, in formato minore. Noi la shottiamo molto facilmente, stuck. Fatto anche la game randomico, pazzesco. E ovviamente non la dropperemo noi perché siamo gli sfigati di merda. Abbiamo droppato altre cose utili per skin varie, ma ovviamente la percentuale di drop adesso ovviamente non la ricordo, ma credo che sia abbastanza bassa. Semmai vi metto tutte le percentuali mano a mano che vado avanti. E non capisco perché sono ancora in combat. Cazzo dobbiamo fare? Dai queste... Ok, la prima mount è andata. La seconda possibilità di droppare una mount, praticamente dobbiamo pulire tutta l'instance, intesa ovviamente a raid, credo. Non penso che ci facciano passare così a caso per arrivare a Ragnaros, che è il boss finale ovviamente. Spero ovviamente di no, perché sennò mi parte mezza giornata per pulire tutta l'instance, visto che i mob sono tutti separati. Ah, questo era un altro boss, che a noi però al momento non ci interessa, tranne per qualche sempre drop random, che però già avevo tutto. Aspetta, aspetta, forse ci fa passare già? Non penso. Infatti non ci fa passare, vaffanculo. Vabbè dai, do una pulitina random a questi tre boss e poi andiamo direttamente a Ragnaros. Ok, anche il maledetto Shannox che stava scappando è stato sifonato a dovere. Adesso dovrebbe lasciarci passare senza problemi, visto che ho sterminato tutta la fauna e flora locale. Allora, parliamo con la sferetta del magma qui. La scenetta che sta è molto figa. Qui praticamente compare un ponte randomico. Allora, a separarci da Ragnaros c'è questo maggiordomo qua, il Moculo. Verrà insta-shottato ovviamente, appena diventa targettabile, grazie. Voilà. Sto prendendo anche tutti questi pezzi che però valgono poco, per un tempo valevano molto di più. Oh, eccolo qua il nostro campione che dovrebbe dopparci. Sì, dovrebbe. Questo c'ha veramente, credo, meno dell'1% del drop rate. Credo che sia morto adesso. Sì. Terra del fuoco, va bene. Senza poco questo personaggio non l'avevo mai fatto. Su questo mega forziere gigagalattico. Dai, ancora sto in combat. Ma che è? Ok. Lutino della muerte. Ovviamente non abbiamo droppato una sega. Questo bastone però è veramente molto figo. La mount sarebbe stata questa. Molto molto figa. Bene. Per queste due prime mount abbiamo fatto. Andiamo subito alle prossime due. Questione di comodità, visto che dobbiamo andare a Karazhan, ho cambiato champion e ho preso il mio fedelissimo guerriero, così che posso
teletrasportarmi a Stormwind e fare giusto questo mini pezzetto, perché sennò con Lord avresti dovuto prendere il portale o andavi a Twilight o andavi a Undercity che sta in Culonia, oppure andavi a Strangleton qua giù, ma dovevi aspettare il cosino, il Zeppelin, e allora ho detto sai che c'è, vaffanculo, almeno diamo anche un po' di varietà al personaggio. Karazhan ovviamente si trova qua, quindi a Valico, cazzo si chiama in italiano? Deadwind Pass, l'ho sempre conosciuto, Valico Vento Morto, che come potete vedere ha un'atmosfera molto piacevole, carina e simpatica. Allora, entriamo. Questa qui penso che sia la mod più facilmente farmabile del pianeta, visto che dovete semplicemente uccidere il primo boss che sta qua, che ha la possibilità di ruffarvi la mod che si chiama Midnight, se non sbaglio, tipo, quindi mezzanotte, esatto, proprio lei. Però no, questa è la versione pompata, noi invece cerchiamo quella normale, la versione pompata che possiamo formare anche quella, ma dobbiamo metterla in raid, insomma, in modalità mitico. Noi invece cerchiamo questa qua, che si chiama Cavallo da Guerra Ardente, che droppa anche in modalità, diciamo, normale. È questo, praticamente. Cazzo, si chiama Midnight, porca troia. È mezzanotte, infatti, mi ricordavo. Suc! Adesso arriva il campioncino, che sale a cavallo e morirà istando lo stesso. Noi ovviamente non l'avremo doppata. Ovviamente. Quindi a questo punto usciamo. L'ingresso non sarà più quello davanti, ma sarà questo qui. Quindi dove là noi stavamo qua giù. Dovete andare qua sopra, svolazzare. E questo è l'ingresso laterale di Karazhan. E ovviamente dovrete dovete settare la difficoltà su mitica. Entriamo. Legion, infatti. Siccome l'ingresso non sarà più identico. Cazzo, questi sono a livello 46, quindi credo che non sarà così facile ammazzare sta gente. No, vabbè, no, sarà stra easy. Non li one-shotteremo, però vabbè, dai. Cioè, se siete molto molto equipaggiati, sicuramente lo fate super easy. Allora, dobbiamo raggiungere questa porticina qua, quindi scendere di sotto, fare tutto il giretto senza creare mezzo pianeta, perché sennò che cazzo di farm sarebbe? Non sarebbe per niente economica a livello di tempistiche. Appunto, come non detto, sto creando mezzo mondo, porca puttana. Ok, siamo arrivati alla fine, scendiamo. Dobbiamo necessariamente fare questo boss qua, perché sennò la porta non ci si apre. C'è il signore delle scimmie qui che si è scaldato. Io vi ho risparmiato tutta la scenetta. Però alla fine è carina, già che sta qua. Cazzo, ma questi, cioè, non levano una sega, però hanno parecchia vita. Però vabbè, invece di metterci un secondo, ce ne abbiamo messi 15. Ok, andiamo di sotto. Attraversiamo tutta questa platea di signorine volanti. Volando, anzi, non volanti. Sterminate, Dio bello. Praticamente dobbiamo fare tutto il percorso contrario della normale Karazhan e scendere, perché noi siamo entrati dall'alto e dobbiamo arrivare all'ingresso in basso. Allora, noi dobbiamo arrivare a quelle scale laggiù. Allora, tanto questi sicuramente mi aggrerranno, questi bastardi malefici. Scalette. Qui facciamo un mega pull, non me ne frega un cazzo. Mi aggro questo mondo e quell'altro. Bam. Per Blaystorm e si pulisce la sala, figa. Ok, siamo quasi arrivati, dobbiamo fare queste scale in giù e praticamente ci ritroviamo dove stavamo prima. Eccolo là. Ecco qua il Midnight, che è molto 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 più figo. Oh la madonna, ma ci aggrano tutti. Non sapevo. Fortunatamente non levano un cazzo. No, però prima. Oh la madonna, mica lo sapevo. Forza con l'AO e uomini. Blaystone. State attenti a venirci con un champion di livello troppo basso, perché questa roba, se non siete equipati semidecenti e non siete ovviamente a livello massimo, la vedo dura, cioè dovreste pulire tutto prima. Comunque è andata bene e ammazziamo Midnight, che non dropperemo, ovviamente, Cristo iddio. Bene, e anche questa praticamente l'abbiamo fatta, quindi siamo a 4 mount farmabili, ve ne farò vedere un'altra. Ho ricambiato personaggio perché per comodità ho ripreso il mago, visto che dobbiamo andare a Shattrath, ma fondamentalmente non serve nemmeno avere un mago, perché sotto a Orgrimmar ci sono tutti questi portalini. Voi scendete le scale, quelle là, Shattrath. L'instance che ci serve si chiama Sale dei Settek, questa qua, Settek Holds in inglese.
Niente, risparmio tutto il viaggetto e ci vediamo direttamente all'istanza, ovviamente. Ah, ovviamente questa mount si droppa in modalità eroica, quindi mi raccomando impostate la difficoltà in eroica. Se no non droppa una sega. Allora, l'ingresso dell'istanza dovrebbe essere questo, sì. Madonna, mi ricordo qua a Burning Crusade le guerre per entrare dentro queste istanze da pazzi. Ok. Come vedete c'è altra gente che farma la mount sicuramente. Allora, il boss che cerchiamo si chiama Anzu, e sì, è il secondo, e droppa ovviamente questa qua, Signora dei Corvi. Che è bellissimo, Raven Lord. Madonna, una delle mie mount preferite. Mai droppata nella mia vita, l'avrò farmata 7 milioni di volte questa istanza. Però, raga, non vi scoraggiate, non prendete me come riferimento, perché io ho la sfiga che mi tormenta proprio a manetta. Ah, questo dovrebbe essere il primo boss, lol, che è morto solo auto-attaccandomi. Ok, eccolo laggiù il nostro Anzu. Era one-shottato con una piroblasta in bocca. Sbam. Niente, fondamentalmente questo è, ragazzi. Questo è. Ragazzi, vi ho fatto vedere ben 5 mount che si farmano abbastanza facilmente, visto che due sono praticamente nella stessa istanza e non dovete spostarvi. Si farmano facilmente, ripeto, quindi non sono mount facilmente ottenibili. Però comunque voi tutti i giorni vi mettete lì, magari se siete fortunati, come tanto bisogna essere, raga, perché tanto vi ho messo le percentuali dei drop di ogni boss. Capite bene che sono mount all'1%, lo 0,7, il 2, cioè, vuol dire che su 100 run avete una o due possibilità di prenderla. Quindi se siete fortunati, come ho sentito tantissime persone che ti fanno venire proprio l'omicidio, che hanno fatto due run e l'hanno presa, invece ci sono stronzi come me, come tantissimi altri, che cercano di farmare mount a valanga. Quindi fatemi sapere se magari questi video vi piacciono, io ve ne porto tantissimi altri, visto che tanto le mount sono un argomento proprio caldo che piacciono a tutti, anche a me, e ce ne sono un miliardo di mount, quindi c'è materiale da vendere. Io vi ringrazio tantissimo per la visualizzazione e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi!